per avere un po' di attento, vedi Panariello. Per la precisione di Mario Albagnino. Per la precisione di Mario Albagnino. Che ci manca un bel po'. E come si fa a fare un programma come Milano? Bianchiccia, l'ho usato per fare Babbo Natale lui. Signor Babbo Natale, quanti anni? No, anche lui. Milioriani, perché tu rivedi. È rassicurante, rassicurante. Ora spiegami, dai, cosa dobbiamo fare? Senti, dico la verità, io preparare le puntate, eccetera, e poi la tua rete e la mia rete. Certo, non posso competere. Dobbiamo immaginare un programma televisivo. Sì, si intitola Ai ai ai, e nel ritorno del ai ai ai, figliol di Non muoia mai. Speriamo che sia di buon auspicio per la... Stai scherzando? Io guardo invece... Ah, te le metto i miei? Musica! Ce le ho, quelli originali, proprio che da allora, tenuti, e tutte le varie edizioni, ristampe, controristampe. Fece una puntata di Porta a Porta per i suoi 80. Lavoro. C'era lavoro e la vita non costava. Erano dei bravi borghesi che facevano i conti, che appunto non si facevano tagliare le luci. Tu volevi fare il contrario. Tu volevi vivere la giornata. Eravamo veramente... Però lo abbiamo capito. Per esempio, quando le figlie recriminano qualcosa nei confronti di un genitore, dicono, ah, mia mamma è troppo un piccione, mi va a leggere nel telefonino, mi va a aprire le lettere, cioè mia mamma è stata una bella lezione quella, brava. Adesso facciamo il giochino contrario. Sì, vediamo. Proiettate in un mondo molto molto lontano da quello che... Io sapevo di avere sempre loro alle mie spalle esatto. E credo che aver percepito questo desiderio con la presenza di madre e padre, quello sì. Vivere non è un gioco da ragazzi, intanto ci vediamo leggerezza per farsi vedere dagli altri e per sentirsi parte di un gruppo, ci si mette nei guai in questo.